Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo 13° appuntamento della Retrocraft, signori. Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori, quindi mi raccomando, conto su di voi. Signori, allora, dopo il fail della puntata di ieri, in cui abbiamo provato, in cui abbiamo costruito la zona degli incantesimi, io sono riuscito a fare anche qualche altra libreria per ottenere degli incantesimi un po' più potenti, ora vi farò vedere. Ho creato anche un'altra vecchia farm di pesca, ma anche questa non funziona neanche per il tubo del mondo, e quindi anche questa è una cosa inutile. Signori, però in tutto questo io sono riuscito a fare dei livelli, sono riuscito a incantare determinate cose, sono riuscito a recuperare tutte quante le Blazerod e anche le Enderpearl. Ora andremo a vedere tutto con molta calma. Allora, abbiamo le Enderpearl, abbiamo le Blazerod, abbiamo dei libri con spine e uno di protezione e ripristino che non ci servono a una cippa. Abbiamo gli stivaletti incantati con atterraggio morbido 1 e protezione 1, poi abbiamo protezione 1, poi abbiamo atterraggio morbido 1 e atterraggio morbido 2. Quindi in teoria dovremmo riuscire a ottenere degli stivaletti di ferro con atterraggio morbido 3, che ora andremo a unire velocemente nell'incudine che abbiamo creato. Poi abbiamo un arco con indistruttibilità, potenza, indistruttibilità 3 e potenza. Quindi io direi di andare anche a portare come nuovo questo, che se non sbaglio, non mi ricordo se mettendo gli archi così, se no facciamo così e ce ne liberiamo direttamente. Allora, signori, iniziamo dalle basi. Costruiamoci gli stivaletti per la nostra avventura contro il drago. Allora, atterraggio morbido 1 e atterraggio morbido 2 è quello che a noi interessa. Quindi facciamo così, dovrebbe darci un atterraggio morbido 2 e un protezione 2. Perfetto, se ne vanno 5 livelli, va bene. Dopodiché io ci andrei a mettere subito atterraggio morbido 2, atterraggio morbido 2, abbiamo così atterraggio morbido 3, perfetto. Poi io vorrei sistemare quest'arco di qua, che se faccio così si sistema, non tantissimo, ok. E se faccio così, 5 livelli, potenza 3, indistruttibilità 3, l'andiamo. Qui andiamo a perdere un potenza 1 che sinceramente non ci serve a nulla. E abbiamo anche l'arco per la guerra, signori. Vediamo se riesco ad aggiungere un protezione 2. Ci vogliono 11 livelli che non abbiamo. E così 5 livelli. Perfetto. Atterraggio morbido 3. No, ho sbagliato tasto, scusate. Atterraggio morbido. Questi li mettiamo di qua, questi di qua. Era giusto così? No, era al contrario. Mannaggia a me e a chi non me lo dice pure. Atterraggio morbido 3, protezione 2. Meglio di niente. Abbiamo finito completamente i livelli, ma non è un problema. Non è un problema. Detto questo, signori, noi dobbiamo allora metterci i nostri bellissimi stivaletti incantati. Dopodiché direi di, con i diamanti che abbiamo, che ne abbiamo 17, di farci qualche pezzo di armatura. Tipo potremmo farci una chestplate e ce ne rimangono 9 e una spada, signori. Gli altri 7 ce li conserviamo perché se malauguratamente dovessimo morire, dobbiamo avere la possibilità di fare qualche altra cosa. Io direi di non spingerci più di oltre a questo. Il resto dell'armatura ce la rifacciamo tutta in ferro, bella bellina, così. E poi un elmetto nuovo ce lo portiamo anche dietro. Anche se forse l'elmetto nuovo ce l'avevo, vabbè, non ha importanza, non ha importanza. Allora, facciamo il rapido cambio, mettiamo questa di diamante, mettiamo il cappellino nuovo di ferro, perfetto, e mettiamo questi di qua, perfetto. Allora io direi di fare una cosa importantissima: non mettere una torcia qui che non serve a nulla. Fare una cesta, così queste cose le lasciamo un attimino belle sistemate. So che stiamo perdendo tempo, ci stiamo perdendo in chiacchiere, signori, ma è la bellezza della. Me la metti? Non mi metto una cassa lì in mezzo, brutto bastardo. Perché non mi metti una cassa? Mettimela qua ai piedi. Va bene, direi che poi sono scemo perché queste cose vanno lasciate qua. Questo. E poi, ah, è questo. Ok, quindi signori abbiamo questa spada di ferro, la possiamo lasciare pure qui. Ok, spada in diamante, qualche pezzettino di ferro ce l'abbiamo, ma qui abbiamo gli altri di riserva. Ok, trasformiamo le Blazerod e le Enderpearl e facciamo quest'altro lavoro. Ok, a me ne servono proprio 9, quindi direi che dobbiamo prenderne un altro, ok. Facciamo così, le trasformiamo tutte, tanto non penso che mi servino a niente. E queste ce le abbiamo pure. Posiamo queste
1 e 2, il portale così sarà attivato. Dopodiché, signori, abbiamo questa carne e andiamo a fare delle mele d'oro che ci porteremo, ne abbiamo già tre, direi di fare un'altra mela d'oro, al solito qualcuno la lasciamo a casa, e queste carote le facciamo anche d'oro, così avremo il cibo bello pulito pulito. Allora, io non ricordo se le mele d'oro si fanno così, perché se si fanno così è una pagaiata terribile. Va bene, le mele d'oro ce l'abbiamo, e invece le carote si fanno con i nugget, se non ricordo male. Ovviamente non dobbiamo consumare tutto, 5, penso che 5 ci bastino, signori, 5 ci bastano. Il resto, il resto lo rimettiamo al suo posto, perché se moriamo, ribadisco, dobbiamo avere la possibilità di tornare, quindi direi l'oro lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, le mele, non avremo più mele d'oro, lasciamo due mele, signori, rischiamocela, lasciamo due mele. Ah no, ne abbiamo altre 5 qua, vaffanculo, mi sto portando del vetro, eventualmente non mi ricordo se il drago sputa drago, sputa il veleno, quindi eventualmente per portarcelo. Abbiamo le mele d'oro per mangiare, abbiamo la spada in diamante, abbiamo il piccone di ferro, abbiamo del ferro eventualmente, abbiamo una crafting table, abbiamo le frecce, abbiamo la costoletta di maiale, abbiamo le carote d'oro, abbiamo l'ender, penso che abbiamo tutto, signori, per poter andare ad affrontare il drago. Penso di sì. Ne sono sicuro? No. Lo scopriremo vivendo? Sì, decisamente sì. Detto questo, signori, là fuori è notte, quindi io dormo e ci vediamo quando sto per accendere il portale, signori. Andiamo, andiamo. Ok, signori, ci siamo, ci siamo. Piazziamo le nostre enderpearl, occhi di drago, come cazzo la si chiamano. Attiviamo il portale, signori, e attiviamo il portale. Capisco perché devono spawnare giusto ora i silverfish, ma porca miseria di una paletta ubriaca, perché dovete spawnare adesso e rompermi le scatole, maledetti a voi e a chi non ve lo dice pure. Ci mancava solo che mi lanciava nel... E muori, bastardo. Signori, cosa cazzo non è successo? Cosa è tutto questo delirio qui? Signori, c'è un... Non so da dove cazzo siano impazziti tutti questi silverfish. Piccolo inconveniente tecnico-tattico che non ci stava. Mannaggia loro. Hanno distrutto... No, 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 no. Situazione delirante. Situazione decisamente delirante. Situazione decisamente delirante. Mannaggia... Ok, signori, dovrebbe essere tornata la pace e la tranquillità. Ho distrutto lo spawner per evitare altre rotture di scatole. È successo il delirio, praticamente si sono rotte tutte le pareti di questa fortezza, in mini fortezza buggatissima, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Tutto è tornato alla normalità, mi restano gli ultimi due occhi. Ok, signori, il portale è stato attivato. Ci siamo, torniamo concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di andare a uccidere il drago. Moriremo tante volte? Penso di sì. Abbiamo paura di questo? Sì. Ma lo affronteremo? Sì. Bene, signori, decisi e senza paura. Andiamo, andiamo verso l'obiettivo del drago. Si va, signori. Ok. Siamo lontanissimi dalla zona del drago. E questo già mi fa paura, signori. Questo già è un grossissimo problema. Perché se lui ci colpisce subito, siamo già morti ancora prima di partire. Dobbiamo essere velocissimi, 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 velocissimi. Quando la smetterà di mettere torce mi farà solamente un che piacere, signori. Veloce, 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 veloce. No, 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 ok, non so come ma siamo vivi. Ok, calma e sangue freddo, signori, non so come ma per quale fortuna siamo vivi, calma, calma e sangue freddo. Allora, abbiamo tutto a nostra portata di mano, ok? Ci siamo, ok, siamo in una zona bassa, quindi siamo protetti per ora, quindi cerchiamo di tornare in superficie, cercando di stare lontani il più possibile dal drago.
Mamma mia, che ce la siamo vista brutta subito all'inizio. Però va bene, però va bene. Un inizio subito col botto. Un inizio subito col botto. L'obiettivo principale è distruggere le torri. Perché io ogni volta arrivo a dover combattere col drago che ho l'ansia? Perché? Perché secondo voi? Non lo so nemmeno io, non lo so nemmeno io. Ci riusciremo? Quante volte moriremo? E chi lo sa? Lo sento vicino, lo sento vicino. Dove staremo andando a sbucare? Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Ok, siamo in superficie, signori, siamo in superficie. Primo obiettivo, distruggere le torri senza guardare gli Enderman. E questa già sarebbe una cosa importante. Così è troppo complicato, però, così è troppo complicato. Calma, 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 calma. Un po' più su, un po' più su. Ancora un po' più su. Perfetto. Già mi sta sulle palle questo drago, però va bene. Gli vogliamo bene. Ho una mira di merda, signori. Ho una mira di merda. Ok, e uno l'abbiamo fatta fuori, uno l'abbiamo fatta fuori, uno l'abbiamo fatta fuori, veloce, 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 due, fatta fuori, tre fatte fuori, ok, ancora più su. Più giù, ai ai, maledetto bastardo. Ok, mangia, 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 mangia. Non ricordo di preciso quali ancora ne abbiamo. Fatto esplodere, ma piano piano ci riusciremo. Un po' più giù. Ok, questa abbiamo esplosa pure. Quella ci rimane. Ok. Dobbiamo salire quelle dove sono le gabbie. Dove sono le gabbie? Devo cercare di evitare di guardare gli Enderman. Allora, là c'è una gabbia, quindi dobbiamo cercare intanto di andare a distruggere quella di là. Senza guardare gli Enderman, attenzione, attenzione, non guardiamo gli Enderman. Non guardiamo gli Enderman. E avviciniamoci alla prima torre. Dai così, cerchiamo di salire il più velocemente possibile. Ok, calma, calma, sali, 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 perfetto, questa l'abbiamo fatta pure fuori. Ai, ai, maledetto bastardo, io ti ammazzo male, ti ammazzo male, ti ammazzo male, ti ammazzo male, ti ammazzo male. Mamma mia, mi deve mettermi le mele d'oro però pure qua davanti. Ok, calma, calma, saliamo pure questa torre. Aia, aia! L'importante è che non stiamo guardando gli Enderman e questa è la cosa più importante veramente di tutta la situazione attuale. Non stiamo guardando gli Enderman. Sapete quante volte sono morto praticamente per causa degli Enderman? Ok. No! Maledetto bastardo! Maledetto, maledetto, maledetto che non sei altro, maledetto. Maledetto lui e maledetto io che non ho fatto subito il giochino di mano. Dai, 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 dai. Ho perso troppo tempo, ho perso troppo tempo.
Dai, 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 dai. No, e che paranoia che smetti un blocco, mannaggia a te, ha rotto le scatole, però, ha rotto decisamente le scatole. Dai, 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 che paranoia. No, 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 no. No, no. Ok, calma, 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 calma. Stiamo riuscendo a recuperare tutto. Forse stiamo riuscendo a recuperare tutto. Forse, forse, forse. I nostri scampagnini, i nostri scampagnini, mettili, mettili, mettili. Ok. Ce l'ho il piccone, ce l'ho il piccone, c'è il piccone, c'è il piccone. Rompi sto cazzarola. Va bene, c'ho gli scarponi. No, vabbè, dai, gli Enderman pure contro di me. No, però. Signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sono riuscito a liberare di tutte quante le. Aia, aia! No, 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 no. Dovremmo essere riusciti ad eliminare tutte quante le torri. Non so dopo quanto cazzarola di tempo, ma dovremmo esserci riusciti. Lui non sta ricaricando, perfetto, dobbiamo semplicemente aspettarlo qua al centro. Io non penso di riuscire a prenderlo con l'arco, sarebbe troppo bello se fosse vero. Non dovrei riuscirlo a vedere. Ehi, l'ho preso con l'arco, porca miseria. Dai così, 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 dai così. Inizia la vera guerra, signori. Inizia la vera guerra, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Aia, aia. Mannaggia, l'ho mancato, mannaggia, l'ho mancato, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Io non so se avrò diviso questo video in due, signori, perché c'è stato il delirio, signori, il delirio più totale. Il delirio più totale. Vediamo se io riesco a colpirlo. No, ma porca miseria, porca miseria. Una volta mi ricordo che lo si colpiva. No, 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 no. Ci siamo signori, ci siamo, ci siamo. Scusate il breve taglio, ma non ce la facevo più, signori. Ci siamo, ultimi colpi, è andata. Madonna mia, signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Non so quale santo ringraziare, signori, non so quale santo ringraziare. Recupera tutto, recupera tutto, recupera tutto. Mamma mia, no, mamma mia, signori. Mamma mia, che avventura che è stata. Voi avrete visto un video di 12 minuti forse. Io è da un'ora e mezza che registro, signori, da un'ora e mezza. Porca di quella miseria, fermiamoci adesso. Domani recuperiamo l'uovo, torniamo a casa, facciamo tutto quello che volete, signori. Ma per oggi ci fermiamo qui. Che avventura terribile. Mamma mia, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Mamma mia, ciao a tutti raga!